Buon pomeriggio, anzi buonasera a tutti della pagina Viso in Forma. Siamo ad una nuova diretta qui sulla pagina Viso in Forma. Vediamo se siamo live. Allora, vediamo. Sì, dovremmo esserci. Perfetto. Oggi sto usando un nuovo programma, vediamo se funziona. Dovrebbe funzionare tutto. Voi, come sempre, vi chiedo di darmi qualche feedback, di like, ovvero farmi capire se mi vedete, mi sentite. Ah, che bello! Vedo che ci siete. Perfetto. Allora, benvenuti, buonasera, buon venerdì. Siamo ad una nuova puntata qua con Viso in Forma in diretta o Petra in diretta, insomma, come volete. E oggi in questa puntata risponderò a qualche domanda, ovvero prima ancora ho una mia, diciamo, follower o comunque una persona che si è candidata per venire in diretta con me e che a breve vi presenterò, verrà sullo schermo con me. Intanto vi saluto, Jessica, Enrica, ciao, grazie, ben collegate, buonasera. Devo ancora abituarmi con questo nuovo programma per fare le dirette, quindi sto un po' osservando come funziona, ma dovrebbe intanto funzionare tutto bene. Allora, oggi pomeriggio, cioè questa sera, come vi ho anticipato appunto la volta scorsa, vi ho chiesto se qualcuno di voi volesse venire in diretta con me per condividere qualche vostra esperienza con lo yoga facciale, magari chiarire qualche esercizio o parte dell'esercizio che non fosse stata magari chiara, ed ecco che qualcuno di voi si è offerto volontario e quindi ho il piacere adesso di introdurvi Ilenia, che invito adesso qua con me. Ilenia. Ecco, ciao Ilenia. Ciao Petra, molto piacere. Tanto grazie e complimenti per esserti candidata. So che magari qualcuno un po' intimorito o intimorito, invece tu mi hai scritto che avresti piacere, quindi grazie. Grazie a te, grazie per l'invito, ti ringrazio e voglio innanzitutto ringraziarti perché è da circa un mese che ti seguo, da quando ho iniziato la mia quarantena in casa, non potendo andare a recarmi al lavoro, e ti ho scoperto così un giorno ti ho scoperto su Facebook e su Instagram e ho detto ma come mai? Cioè, iniziamo questo percorso così, è stato veramente interessante, non conoscevo lo yoga facciale assolutamente. È una novità per me e è una cosa che continuerò sicuramente. È molto molto interessante e è una cosa da abbinare sicuramente alle creme che già mettevo e è una routine che proseguirò sicuramente io insieme alle mie amiche. Mi fa piacere, quindi tu hai seguito e pratichi gli esercizi che ho mostrato durante questa quarantena, quindi avevo insegnato qualche esercizio, abbiamo fatto insieme qualche allenamento, quindi suppongo che principalmente tu pratichi ed esegui quegli esercizi, giusto? Esatto, i tuoi esercizi, esatto. Quindi un mese hai detto più o meno che stai. Sì, almeno un mese, E hai ecco. già visto qualche, diciamo, cambiamento o nulla, ad esempio, dalla pelle, della pelle, Allora, dalla pelle, soprattutto questa parte del volto, anche e soprattutto quando facevo gli esercizi, quando li pratico, sento proprio tanto turgore, sento proprio questo pizzicore, che è fantastico, una cosa che mette, cioè, solo con le creme non si ottiene. E quindi il fatto di sentire questo calore, questa è una cosa che riattiva e sono contenta, sono molto contenta. Quindi vuol dire che sta facendo qualcosa la mia pelle. Sì, calcola che tu stai facendo solo una piccola parte di esercizi, perché ce ne sono altri ancora, quindi ancora più specifici, però già con questi pochi esercizi si possono già ottenere degli risultati e vedere già l'aspetto migliore. Quindi anche 4 mesi, 4 settimane comunque non sono tante. Io sempre invito, ok, si inizia da 4 settimane, ma diciamo dopo 2 mesi si può iniziare a parlare un po' come di vedere dei miglioramenti. Quindi invito a continuare e continuare a fare gli esercizi. Hai trovato qualche Sicuramente. difficoltà particolare? Magari puoi chiedermi o le zone Allora, ancora. dopo il passo, questa
bruttissima zona di noi donne, comunque glabellare, questa sopraccigliare, e volevo chiederti un attimo una mano, un aiuto in questa, volevo ripraticare con te questa parte. Allora, sì, la zona sono le fastidiose appunto rughe di espressione, non so come tipo di persona sei, tu, se sei una persona che usa molto la fronte per parlare. Molto espressiva, sì. Ecco, lì diciamo chi ha una dialettica, un viso molto espressivo, che tende a muovere tutti i muscoli, rischia anche appunto di andare a creare ancora di più queste pieghe. E quindi cosa si può fare? Beh, praticando lo yoga, innanzitutto acquisisci un po' più di padronanza del viso, dei muscoli, e quindi anche riesci a controllare un pochino di più l'uso proprio della mimica, e per non muoverla così tanto dovresti, l'unica soluzione per non curvare mentre parli è allenarti a cercare di tenere ovviamente il più fermo possibile la fronte, quindi quando fai, che ne so, parli e corrugi la fronte, dovresti abituarti a cercare di controllarla e di non muoverla tanto. È chiaro che più andiamo avanti, la pelle è sempre meno elastica, quindi queste linee rimangono sempre più segnate. Quindi cercare proprio di cambiare abitudine quando si parla. Ad esempio, chi fa una faccia, un'espressione, come si dice, un'espressione di. Oddio, impressionante, ad esempio, che spalanca gli occhi, invece di fare così, e quindi corrugando la fronte, puoi farlo semplicemente aprendo gli occhi, così, senza corrugare, ecco, corrughi, e questo è questione di allenamento, quindi imparare a fare, invece di fare così, quando sei impressionato, fare solo gli occhi, quindi tengo la fronte. E queste sono le cose che bisogna allenare per cercare di non andare a stare appunto di continuo a fronte, quindi andare a creare determinate pieghe. Ad esempio, anche noi abbiamo un'abitudine da fare, è iniziare, ad esempio, non fare così, perché anche così facendo andiamo di nuovo ad accentuare queste rughe. Quindi quando mettiamo la mascara, cercare di trovare un modo per non andare di nuovo ad accentuare ancora di più. Quindi questi sono, diciamo, dei suggerimenti, dei trucchetti da mettere in pratica, cercando appunto di creare meno segni sul viso, almeno in queste circostanze, appunto quando si parla o quando si applica il trucco, cercare di non fare troppe pieghe. Qua poi per questa zona, allora io ho mostrato appunto l'esercizio di sopracciglia della palpebra superiore, che serve sia per sollevare, non si capisce, scusami. Sì, un pochino si sente l'audio, mi dispiace, non sappiamo come mai c'è un po' di eco, però credo che si capisca ugualmente. Lo so che si sente il riverbero, mi dispiace, non sappiamo come mai. Allora, stavo dicendo che tu, Ilenia, hai imparato anche le varie esercizi delle sopracciglia, che serve appunto a sollevare le palpebre superiori, quindi a mantenere le palpebre in alto, ma serve anche ad attenuare la zona glabellare. In questo esercizio è molto importante, adesso lo vediamo come lo fai, è importante proprio non solo fare il movimento dove sposti le sopracciglia in alto, quindi così, ma è importante anche attenuare verso l'esterno in modo da attirare la zona tra gli occhi. Allora, proviamo a fare un guardo e vedo come fai. Allora, io ho due modalità. O così spingi giù con la fronte, quindi che sollevi le sopracciglia con le mani, oppure con le dita anche. Oppure così, sempre aprendo l'esterno e la fronte. Ok, cioè magari così. Cioè, non così, cioè devi aderire bene con le falangi sulle sopracciglia, guardami. Quindi aderisci questa parte, la aderisci proprio sotto le sopracciglia,
le dita le aderisci sulla fronte in modo da tenere distesa la pelle, e poi sollevi le sopracciglia su e apri verso l'esterno, e adesso la fronte in giù, cercando di non caricare la pelle. Esatto. Sì, anche molto rilassante. Oddio, devi sentire le due forze lavorare. Si sente. Ok. Se ce la fai a le dita un po' più unite, nel senso di partendo proprio con le mani unite, spingi in alto e poi senza avere questa guardia prima eri distante, cerca di avere le mani più unite e spingi in giù, e puoi anche appoggiarti sul tavolo così non vai a caricare le spalle. Esatto. Cerca di mantenere le spalle rilassate, il collo, e respirare. Che difficoltà avevi in questo esercizio? Ma tenere un po' la posizione per un po', sapere anche quanto tempo va tenuta la posizione, ecco. Però attenzione a sollevare proprio le sopracciglia, cioè l'esercizio di questo esercizio è di sollevare, guardami, sì? Di sollevare le sopracciglia, quindi non di mantenere così le dita, ma così, guardami. Ok. Aderisci proprio bene, così, e poi spingi le sopracciglia in su e verso l'esterno. Ok. E la fronte spingi in giù per avere due forze più importanti. Ok. Senti la spinta della mano in su e la fronte che spinge in giù? Tutte e due. Ok. E questa posizione la mantieni per 20 secondi e la puoi ripetere 3 volte. Ok. Ok, a vederti così tu fai bene l'esercizio, cerca però sì di non allargare troppo le mani. Ok, adesso riprendo. E di spingere appunto le sopracciglia e non la fronte. Ok, bene. Ok. Cosa volevo chiederti ancora? Quindi questo è un esercizio per difendere qua, perché appunto andiamo verso l'esterno e quindi andiamo a stirare questa zona. E poi ci sono vari massaggi che ho anche mostrato in qualche diretta, quindi da questo aprire verso l'esterno, massaggiare oppure... Cioè l'importante è proprio che tu tendi molto a corrugare questa zona, è importante proprio stirarla in contrario, quindi... con vari massaggi, Ok. proprio per stirare e attenuare queste tensioni, perché qua quindi molto a corrugare, rischi anche di avere mal di testa, quindi Esatto. è importante massaggiare, fare ginnastica. Sì, questo è molto, cioè mi piace questo, ecco. Sì, questo anche la sera quando ti apri il cinema o il siero puoi fare un mini massaggio proprio per questa zona. Questo lo puoi fare più volte al giorno, quindi quando ti ricordi, Sì, proprio stiri questa zona, è molto rilassante, anche piacevole. molto, sì. Bene, non so se c'è ancora qualcos'altro. Comunque all'inizio è sempre importante fare gli esercizi davanti allo specchio, quindi anche quelli che hai appreso qui durante questi mesi, queste 4 settimane, meglio ancora guardare allo specchio mentre fai gli esercizi. Sicuramente sì. Bene, non so se c'è ancora qualcos'altro che vuoi chiedere. Per il momento no, nel senso sei stata utilissima, nel senso che ti ringrazio veramente. Bene, grazie. Poi se c'è qualcosa, i miei contatti potete sempre con gli altri scrivere o email o messenger. Niente, allora ti ringrazio tanto per aver partecipato a questa diretta e
Un abbraccio, continuo. Certo, grazie mille, grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao, Ilenia. Ciao. Ciao. Ok, mi dispiace per che si sentiva male l'audio quando eravamo in doppia, non so come mai. Non so come mai, appunto ho cambiato adesso programma per testare come funziona questo e mi dispiace che si senta non si senta bene l'audio. Allora, intanto vediamo se c'è ancora qualche domanda. Se avete ancora qualche domanda da fare, fatemi sapere. E comunque rinnovo l'invito per chi volesse partecipare, come ha fatto Ilenia. Basta che adesso si sente. Sì, adesso sentite me, ma prima mi sentivate? Prima mi sentivate o no? Perché adesso sento anch'io che si sente bene. Allora, quindi rinnovo l'invito per chi volesse partecipare alla diretta così come ha fatto Ilenia e così come hanno fatto in qualche diretta precedente altre due ragazze, siete tutti invitati, quindi per chi volesse potete venire a partecipare. Non si sentiva? Pina, per le palpebre va bene l'esercizio che abbiamo fatto adesso, quindi andate a rivedervi sulla mia pagina Facebook, basta che andate e cliccate su video, vi si apre tutta una serie di video e trovate anche la descrizione del contenuto di quel video, quindi l'esercizio per la palpebra, che tra l'altro è questo che abbiamo visto insieme ad Ilenia, puoi andare comunque a vedere la spiegazione completa in qualche video precedente, quindi scorri indietro sulla pagina e trovi diversi esercizi. Luana, anche per il mento ho mostrato un esercizio, quindi per il collo e per il mento, quindi se intendi mento qua, tonificare questa parte qua, avevo mostrato anche lì un esercizio, ovvero si ha la testa dritta, poi tiriamo con la mano giù 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 fino alle clavicole e fermiamo la presa con l'altra mano e poi incliniamo la testa e rimaniamo in questa posizione per una ventina di secondi e poi ripeterla altre due volte. Quindi Barbara, anche per la zona mandibolare ci sono altri esercizi che tutti gli esercizi che mi state chiedendo per il codice a barre, per la zona mandibolare, ci sono un'infinità di esercizi, solo che bisogna seguire anche un percorso se si vuole anche attivare certi muscoli, perché io qua avevo piacere di insegnarvi qualche esercizio, così iniziate anche ad allenare i muscoli e capire cosa vuol dire allenare i muscoli. È chiaro che poi si ha più efficacia, si raggiungono prima i risultati se si inizia a seguire un percorso strutturato, un programma dove si va ad allenare prima i muscoli più grandi e poi pian piano si inizia ad attivare anche quelli più piccoli. Quindi gli esercizi si possono fare sia da seduti, da in piedi, da sdraiati, quindi da distesi, come si vuole. Stefania, per sollevare i zigomi abbiamo anche visto l'esercizio lifting del viso, puoi andare a rivederlo. Ciao Silvia, vedo anche qualcuno di quelli che seguono il corso online. E per le rughe del sorriso lì è importante attenuarle, perché non è che smettiamo di sorridere e ogni volta che ridiamo è chiaro che si evidenziano le rughe. Poi ci sono diversi esercizi che possono andare ad attenuare quella zona. Ad esempio, un semplice banale esercizio che tra l'altro secondo la riflessologia facciale è collegata anche con il cuore, quindi l'energia del cuore, è la punta della lingua. Quindi cosa si può fare?
Con la lingua, che tra l'altro è anche uno dei, l'ultimo dei 12 massaggi di Enchant che abbiamo visto e che trovate sempre tra i video sulla mia pagina Facebook e anche YouTube, è massaggiare dall'interno con la lingua. Quindi immaginati che la lingua sia una gomma da cancellare. E per un minuto cosa puoi fare? Puoi esercitarti a cancellare da dentro e a tonificare un po' la pelle intorno alla bocca, cioè il muscolo intorno alla bocca, così. Quindi inizi sulla linea naso-labiale, dall'altro lato le linee della marionetta. Quindi con la lingua fai un po' di qua, un po' di là, e questo anche aiuta a tonificare dall'interno, perché abbiamo anche qua uno sforzo alla lingua dall'interno e comunque la tensione della bocca dall'esterno. E poi andare in questo modo per un minuto, vedrai che è faticoso, puoi già in questo modo andare a tonificare un po' il contorno bocca, e anche passando proprio per le linee nasolabiali e anche le linee qua del depressor del muscolo, ovvero della linea che si forma dall'angolo della bocca in giù. Relis, ciao Petro, hai iniziato il tuo corso, super fantastico, sembra strano, ma mi vedevo il viso più luminoso. Può essere perché appunto è chiaro che hai appena iniziato, ma è possibile proprio perché iniziamo ad attivare il microcircolo, e quindi sicuramente è possibile che già, è chiaro che non ti vedi già il viso più tonico perché per quello ci vuole un po' più di tempo, ma indubbiamente tutti quelli che iniziano, la prima cosa che iniziano a notare è proprio il colorito, quindi andando a lavorare sulla muscolatura migliora proprio il microcircolo, si vede un colorito più rosato, più sano, e più luminoso, e quindi quello è assolutamente possibile. È vero che il viso va allenato dal basso verso l'alto? Giusy, allora, il viso va allenato tutto, quindi si parte dai muscoli più grandi, e i muscoli più grandi sono, come possiamo vedere, i muscoli cranici, ok? E anche qua il muscolo, diciamo, del collo, il platisma, però si parte da questi e poi per arrivare a quelli più piccoli. Quindi è importantissimo sì che le fondamenta, come la casa, le fondamenta siano stabili, perché poi tutti gli altri piani appoggiano sulle fondamenta. Quindi è assolutamente importante avere muscoli bassi, forti e stabili. È anche vero che è importante anche tenere muscoli alti, tonici, in modo che questi non cedano e vum, cadono giù e a domino si portano, si trascinano giù quelli sotto. Quindi è importante allenare tutto il viso sempre. Si parte, sì, dai muscoli cranici, che sono quelli più grandi, e anche dal muscolo, diciamo, del collo, che anche quello è quel muscolo più grande. Grazie Agnese. Un esercizio strong per le rughe nasolabiali. Allora Alessandra, non è che esista un esercizio strong che ti va a risolvere il problema delle nasolabiali. Perché? Perché come dicevo prima, il viso, i muscoli facciali sono collegati e connessi tra di loro. Quindi non è come allenare il corpo, dove se vuoi avere i glutei tonici, non serve che tu alleni anche le braccia per avere i glutei tonici. Cioè, alleni i glutei tonici e al limite le braccia le avrai flaccide, la pelle flaccida, però i glutei ce li hai tonici. Sul viso, invece, se vuoi avere le guance che stiano su, devi allenare anche il resto dei muscoli, perché i muscoli sono attaccati e quindi è importante mantenere la forma di tutto il viso, cioè tutti i muscoli li devi tenere in forma, allenati, perché se cedono si tirano giù anche il muscolo al quale sono attaccati e premono su quello a cui sono attaccati di sotto. Ecco perché è importante allenare tutto il viso e non solo la zona che ci interessa. Poi se hai più esigenza di
migliorare la zona nasolabiale, poi magari ti concentri un po' di più su quella zona, ma bisogna sempre, perché le linee nasolabiali possono dipendere proprio dal cedimento delle guance. Il cedimento delle guance può dipendere dal cedimento del muscolo temporale e della fronte che spinge giù sul muscolo dell'occhio e così via. Ecco perché è importante sempre allenare tutto il viso. Allora, in che senso, Elisabetta, svuotamento di collagene? Cioè, il collagene lo produciamo, è una cosa che il nostro corpo produce e si riduce poi col passare degli anni. Praticando lo yoga facciale, noi andiamo a stimolare la produzione di collagene, che è possibile anche stimolare, come abbiamo visto in qualche diretta con la dottoressa Sonia Rovesti, anche alcune creme, alcuni cosmetici. Stimolano la produzione di collagene, quindi non è che va a svuotare, cioè ha un effetto anche per gli svuotamenti di collagene. Quindi non ho capito bene cosa intendevi. Se intendi che lo yoga facciale aiuta la produzione di collagene, quello sì. Come allenare i muscoli laterali agli occhi, quelli viola che hai fatto vedere. Allora, questo è il muscolo temporale, quindi questo abbiamo già visto un esercizio, lo schiacciatempi è quello, che lo trovate sempre qui sul profilo Facebook, sulla pagina Facebook Viso in Forma. Basta che andate nella sezione video e vi escono fuori tutti i video che sono presenti sulla pagina. Quindi potete andare a vedere gli altri esercizi e quello per tonificare il muscolo temporale è questo. Allora, Alessandra, il taping non l'ho ancora provato, so che qualcuno lo usa, non lo so, probabilmente può anche quello stimolare o distendere più che stimolare, perché io sono ancora convinta che per allenare la muscolatura devi farla lavorare, quindi non c'è crema, non c'è nastro che vada a tonificare, quello può forse attenuare le tensioni e quindi un po' le rughe, ma non va un nastro a aumentare di volume. Questo è importante che capiamo, perché quello va appunto a lavorare sulle tensioni, quindi le tensioni, le rughe sono blocchi, diciamo, di tensioni, per quindi si contraiamo, quindi quello lo puoi andare a distendere, ma se tu hai le guance svuotate, mettendo un nastro adesivo, non è che le guance si riempiono di volume. Quello bisogna lavorare con i muscoli. Le rughe vicino sulla fronte, alle sopracciglia, cosa fare? Quali rughe? Queste che abbiamo visto prima? Vediamo se c'è ancora qualche domanda. Altrimenti noi abbiamo la prossima diretta sarà mercoledì prossimo. Allora, vediamo cosa chiede Silvia. Se nonostante le tue spiegazioni molto chiare del corso online non riesco ad eseguire correttamente gli esercizi, posso causare peggioramento semplicemente non si hanno risultati? Sì, Silvia, come mi sembra detto anche qui sulla pagina in qualche diretta, lo yoga facciale aiuta e si ottengono dei miglioramenti se appunto si svolgono gli esercizi in modo corretto. Quindi, in caso non si svolgano in modo corretto, uno, appunto, non si hanno risultati e nel B si possono anche andare ad accentuare un po' di più i segni che magari già ci sono. Ecco perché è importante guardarsi, osservarsi mentre si fanno gli esercizi e se proprio uno dovesse avere dei dubbi, parlo di chi appunto ha il corso online, che lì dentro ci sono davvero tanti esercizi, c'è sempre la possibilità di prendere un appuntamento o fare una consulenza online con me, che è quello che faccio, consulenze anche individuali, però attraverso videochiamata,
proprio per verificare se stai svolgendo bene o no gli esercizi. Se uno ha dei dubbi, non è che a tutti serve la consulenza individuale, solo che se per caso uno ha proprio dei dubbi e teme di fare l'esercizio in modo sbagliato, c'è anche questa possibilità di fare una videochiamata e quindi di, che io possa vedere se stai facendo l'esercizio in modo corretto. Luana, non c'è un punto, un muscolo più importante da stimolare. Tutti i muscoli fanno parte dell'impalcatura che sostiene sul viso, quindi non c'è un muscolo più importante che quello, c'è il filo che tiene e poi se lo molli cade giù. No, è tutto collegato, quindi non posso dire qual è il muscolo più importante. Vediamo se c'è ancora qualche domanda, altrimenti rinnovo l'invito, appunto se qualcun altro avesse piacere di venire in diretta è invitato, quindi mi fate sapere. Mercoledì prossimo invece c'è la prossima diretta, inizierò ad averle alle 18:30, quindi un po' più tardi, un'ora più tardi, e vi saprò dire nei prossimi giorni cosa ci sarà, che argomento ci sarà, ok? Ancora una cosa, volevo verificare. Tanto se avete ancora qualche domanda potete scriverla. Vediamo se c'è qualche domanda. Ecco. Le rughe in mezzo alle sopracciglia. Daniela, quella ho mostrato prima, l'esercizio che appunto ho mostrato con Ilenia, quindi il lifting delle sopracciglia. Stavo guardando perché volevo verificare, non so se guardate questa diretta dal telefono o meno, ma Facebook ha introdotto una nuova cosa e non so se vedete, c'è questa stellina, vedete qua sotto in basso c'è questa stellina, ecco, e magari in una delle prossime dirette farò una diretta riguardo a questa stellina che devo anch'io un po' andare ad approfondire, e siccome Facebook l'ha appena introdotta, nel senso che ha premiato le pagine che hanno un po' più visibilità e sono più seguite, ha dato la possibilità di introdurre queste stelline, ma di questo ve ne parlerò in un'altra diretta, di cosa sono, perché devo anche un po' approfondire a cosa servono. Comunque le ricevono, hanno accesso a queste stelline solo chi ha tante visualizzazioni, quindi vi ringrazio perché vuol dire che anche grazie a voi che state guardando le mie dirette, mi avete portato a tante visualizzazioni, quindi Facebook mi ha premiato, mi ha concesso queste stelline. Allora, nell'esercizio per il labbro inferiore le dita vanno posizionate sulla linea della marionetta. Allora, Bruna, nell'esercizio per il labbro inferiore, quale inferiore? Perché se stai parlando di qualche esercizio che stai facendo all'interno del corso online, me lo chiedi separatamente perché qua non ho mostrato e quindi inutile spiegarlo qua. Ok, Bruna? Alessandra, per quanto riguarda il taping, non saprei dirti perché uno non l'ho provato e non ho approfondito l'argomento, quindi non saprei darti suggerimenti, perché immagino anche lì è importante anche applicarlo in modo corretto per non andare anche lì a creare ulteriori pieghe e magari che vanno ad accentuare ancora di più le rughe. Quindi per quanto riguarda il taping non so cosa dirti. Allora, gli esercizi se vanno fatti tutti i giorni oppure a giorni alterni, io suggerisco per chi almeno segue il mio corso online e chi mi segue, io suggerisco di allenarsi dalle 4 alle 8 settimane ogni giorno per almeno 10 minuti, dopodiché ci si può allenare anche 3 o 4 volte a settimana. Bruna, ok, sì, comunque se vuoi me lo chiedi con messaggio privato scrivendomi l'email, comunque sì, vanno inserite lì le dita.
Allora, vediamo se c'è ancora qualche domanda. Elisabetta Casini, non so cosa intendesse. Ok, non vedo altre domande, quindi direi che per oggi è tutto. Ci vediamo mercoledì alle ore 18:30, ma di questo sarete ancora avvisati anche sull'argomento che tratteremo. E chi vuole, in una delle prossime dirette, siete continuo l'invito, quindi rinnovo l'invito, chi vuole può partecipare a qualche diretta. Io vi ringrazio per aver seguito questa diretta, vi auguro una splendida serata e anche buon weekend, visto che è venerdì. Un abbraccio a tutti, grazie. Ciao ciao.